Per eseguire una completa analisi di rete con strumento GSC60 entriamo dentro PQA. La prima cosa da fare è andare nelle impostazioni e scegliere il sistema elettrico dove collegare lo strumento. Se trifase 4 fili, quindi fasi più neutro, se monofase, se trifase senza neutro, e tutte le configurazioni disponibili. Scegliere la tensione di alimentazione fase neutro e i limiti percentuali positivo e negativo per la misura delle anomalie di tensione. Scegliere il rapporto TV nel caso dobbiamo collegarci in morsettiera al secondario di un trasformatore. Scegliere il tipo di pinza che stiamo utilizzando, se flessibile o ferromagnetica, e scegliere il corrispondente fondoscala da mettere nello strumento, sia per le pinze di fase che per le pinze di neutro. Scegliere il periodo di registrazione. Spazia da una finestra minima di 2 secondi a un massimo di 30 minuti. Scegliere il modo di avvio registrazione. Modalità automatica. Impostiamo una data e un'ora di go e una data e un'ora di stop. Oppure possiamo impostare lo strumento in modalità manuale, partirà e si fermerà quando premiamo il tasto Go Stop. Facciamo partire una registrazione con il tasto Go Stop. Il LED arancione indica che lo strumento è in preparazione. Il LED rosso indica che lo strumento sta registrando. Con il tasto di info possiamo vedere le informazioni della registrazione corrente. Con i tasti pagina possiamo vedere le potenze totali, le potenze attive, reattive, apparenti, i cosfi, l'energia assorbita, l'energia prodotta e le potenze, le correnti, le tensioni di fase. Con questo tasto possiamo leggere il diagramma vettoriale di corrente e tensione. Con questo tasto possiamo leggere le armoniche di corrente e tensione per le tre fasi e anche per il neutro. Per terminare la registrazione, premere il tasto Go Stop. Per salvare la registrazione, premere il tasto verde. Per non salvare la registrazione, il tasto nero. La registrazione è stata salvata. Vediamo come memorizzare i dati su smartphone e tablet. Facciamo una prova di isolamento. Salviamo la prova all'interno della memoria di GSC60.
e impostiamo lo strumento per la comunicazione con il nostro tablet. Premiamo l'icona con l'immagine del PC e abilitiamo il tasto Wi-Fi. Come prima cosa dobbiamo entrare nelle impostazioni del tablet e collegare il Wi-Fi con GSC 60. Adesso che GSC 60 è in comunicazione con il tablet, possiamo, tramite l'applicazione Kaptian Analysis che ci siamo scaricati dall'Apple Store, ma è disponibile anche per Android, comunicare con GSC 60. L'applicazione ha rilevato lo strumento GSC 60. Entriamo nella memoria dello strumento, scarichiamo la verifica di isolamento. A questo punto basta toccare la verifica per vedere la prova direttamente sul tablet. Cosa aggiunge l'applicazione alla misura? La possibilità, tramite quattro pulsanti, di aggiungere una foto alla misura, registrare un commento vocale, aggiungere un video alla misura o scrivere un commento aggiuntivo. Disponibili su GSC 60 possono essere scaricati con sistema Windows Top View 2006 e con l'applicazione Kaptian Analysis per sistemi Android ed Apple. Nei video precedenti vi abbiamo mostrato come scaricare i dati da GSC 60, adesso vi facciamo vedere come l'applicazione presenta i dati. Questa è una registrazione di GSC 60. Vediamo la tensione V1 media. Con il cursore possiamo muoverci sul grafico e vedere il valore della tensione nel tempo. Possiamo zoomare all'interno del grafico per vedere in modo più preciso il valore della tensione. Con il tasto più possiamo scegliere di aggiungere grandezze al grafico, come ad esempio la corrente, e le potenze. Toccando a fianco del valore numerico, in corrispondenza della freccia, possiamo controllare le armoniche di tensione in ogni punto del grafico, come anche le armoniche di corrente.
in corrispondenza della potenza totale possiamo invece leggere l'energia totale assorbita. Per comodità abbiamo scelto di farvi vedere la tensione media. Ciò non toglie che, aprendo l'albero dei parametri, possiamo scegliere di vedere anche le tensioni massime, minime per ogni fase e per tutte le grandezze registrate.